Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto. Demo di Bound. Principessa. Sì, madre. Un mostro sta distruggendo il mio regno. Fermalo. Questo è tutto ciò che sappiamo dall'intro di Bound. Che cos'è Bound? Per essere onesti e corretti andrebbe analizzato da due punti di vista molto diversi, un punto di vista tecnico e uno più artistico. Dal punto di vista tecnico, Bound non è altro che un platform con elementi di combattimento action in terza persona, per cui è un gioco laddove sarà fondamentale il tempismo, l'interazione con piattaforme e sistemi di pulsanti a tempo. Un gioco dove il combattimento, anche se in questa demo non è presente, sarà attivo in tempo reale e dinamico, laddove tutto viene ovviamente proposto in terza persona e non in prima. Questo è tecnicamente Bound e anche dal comparto grafico vedete che non è altro che una serie di poligoni scarni all'osso che sanno rappresentare però qualcosa di davvero importante e speciale. E da qui vi apro invece il punto di vista artistico di questo titolo, dove c'è veramente tanto da dire. Ribadisco, come vedete, Bound, e comunque sia i ragazzi di Santa Monica che sono stati bravissimi, hanno rappresentato in questo titolo semplicemente poligoni. Poligoni insieme, che all'unisono in un unico movimento sanno rappresentare qualcosa di unico e speciale. Sanno dare alla mente umana quel tipo di associazione mentale che rappresenta in questo caso l'ondeggiare del mare e il movimento dell'acqua. Semplicemente una serie di poligoni bianchi all'osso che sanno dare emozione, sanno rappresentare qualcosa. Bound è tutto questo e anche molto di più. Vi analizzo un momento, apriamo una piccola parentesi per quanto riguarda quello del gameplay e i tasti da premere per conoscere meglio i meccanismi del gioco e poi vi riconcludo il tutto parlando sempre dal punto di vista artistico. Già da lì abbiamo visto un'ombra, una sorta di tutorial, guardate quanto è bello, una rappresentazione simile di ciò che dovremo andare a fare, ovviamente il tutto col tasto X. Con quadrato dovrebbe essere il combattimento, semplicemente portato da piroette e movimenti. Col tasto cerchio abbiamo una capriola. Col tasto L2 premuto possiamo correre più rapidamente, muoverci più in fretta. Col tasto R2 è possibile eseguire vari passi di danza. In questo caso sappiate che il tutto è ginnastica ritmica, creando intorno a noi degli elastici, dei filamenti rossi e blu. Quindi una sorta di stoffa, proprio come nella ginnastica ritmica, che probabilmente stanno a mo' di protezione, ci difendono da eventuali attacchi fisici portati da nemici. Ribadisco, in questa demo non ci sarà spazio per il combattimento, ma soltanto per tutto ciò che è l'implementazione del platform, quindi appunto l'interazione con piattaforme, tasti, eccetera, e ovviamente un primo sguardo su quello che è il mondo del titolo stesso, quello che ci circonda e quello che ci rappresenta. Tornando infine a parlarvi dal punto di vista artistico, c'è ancora tanto da dire. Ovviamente la domanda che sorge spontanea è perché Bound debba essere realizzato in questo modo? Perché forme geometriche precise, incastonata l'una nell'altra o anche disordinate come appunto le statue che vanno a rappresentare una forma che non è ben delineata? Perché non abusare di texture, di poligoni, di feature, di Unreal Engine 4 tipo Uncharted o giochi che puntano moltissimo su quello che è l'impatto grafico? Questo perché Bound vuole essere con voi e con tutti noi estremamente sincero e perché tenta di riportare alla mente del vero giocatore, e non sto parlando del pro gamer o frescate simili da bimbi minchia che non sanno neanche quello che dicono, ma cerca di portare alla mente del vero giocatore ciò che è il cuore del videogioco. Perché sempre in tema di cuore, Bound non va visto con gli occhi ed ascoltato con le orecchie, bensì va osservato e sentito col cuore in mano. Per vedere e sentire veramente ciò che il gioco cela e che è in grado di raccontare solo a chi ha la voglia, la
la sensibilità e l'intelligenza di saper vedere e saper ascoltare. Tutto questo viene rappresentato da suoni, come appunto il salire e scendere dalle scale, dalle semplici animazioni del nostro personaggio, della principessa, che si muove con estrema eleganza, precisione e allo stesso tempo delicatezza e forza. Tutto questo è rappresentato da luci, ombre, movimenti. Per arrivare alla mente di un giocatore vero, non ci vuole poi molto, è difficile raggiungere tutte quelle persone purtroppo che al giorno d'oggi sono il 99% probabilmente dei giocatori nel mondo, dei videogiocatori per l'esattezza nel mondo, che danno importanza semplicemente al comparto grafico, semplicemente all'impatto audiovisivo, semplicemente al multiplayer online. Tutto questo non c'è in Bound, perché Bound vi fa capire che di tutto questo non ce n'è bisogno, non è fondamentale, non serve per realizzare un buon gioco. Perché il gioco, ragazzi, non è semplicemente divertimento. Il divertimento fa parte di qualcosa di molto più grande, e quindi accontentarsi soltanto di divertirsi mentre si gioca è veramente troppo poco. Bound ispira nel vero giocatore e nelle persone che se lo meritano emozione. E l'emozione è quell'energia che è a base della vita di ogni persona, non soltanto nel videogioco, ma soprattutto nella vita vera, perché senza emozioni probabilmente non ha poi tanto senso vivere. Bound questo ve lo sa spiegare con estrema leggerezza, ma con estrema forza al tempo stesso. È un po' come la goccia d'acqua che piano piano, ripetendosi più volte, è in grado di spaccare la roccia. Una goccia per volta, un elemento alla volta. Tutto questo, ragazzi, è arte. Tutto questo è quello che manca oggi al videogioco. Si è perso negli anni per dar spazio soltanto al guadagno di multinazionali che vi spremono fino all'osso e che fanno tutto quello che la massa chiede soltanto perché vogliono soldi e non vogliono più dare emozioni perché sono in grado di farlo, ma non ne hanno più voglia, non ne hanno più bisogno. Perché l'emozione ormai è diventata semplicemente contante, moneta di scambio. Tutto ciò non è giusto. Né per voi, così come non è giusto per me, così come non sarà giusto per le generazioni a venire che non troveranno niente di valido col quale emozionarsi. Nell'ultima sessione della demo, dopo essere stati colpiti da quel mostro, tramite anche diciamo l'elemento degli scacchi gigante, riusciamo a ricostruire questa immagine, questa scena di vita, sembra, tra un padre e due bambini che giocano per l'appunto a scacchi. O perlomeno questo sembra, anche se in realtà i bambini hanno uno sguardo piuttosto spaventato. Raggiungiamo la luce e concludiamo la nostra demo. Tutto questo, ragazzi, è arte, emozione e tutto questo è Bound.